questa conferenza. E chi si è presentato? Con quello lì della Fiat. Ah, con... No, Marchione, sì. Alla sua prima conferenza. Gaspare Baldassarre e Marchione. Monti. Io l'unico ho cercato di essere simile a Monti oggi e mi sono fatto prima proprio una foto col cane. Però devo dire la verità, anche se gli animali mi piacciono tutti, il cane che abbiamo trovato qui per strada e l'hanno raccolto, eccolo qua, secondo me è molto più carino di quello da salotto un po' che sta incazzato, che Monti come lo lasciava lo mordeva. Quindi così. Però per quel canillo un po' mi dispiace. Il canillo di Monti per entrare a casa deve pagare un euro e già si è alzato le tasse sulla cuccia della prima casa. Nella prima cuccia. Sarà distrutto quel cane. Comunque lo dico al cane di Monti, se mi ascolta e vuole venire in famiglia con un altro cane che è meraviglioso, noi siamo pronti ad accoglierlo. Il cane, non Monti. Ragazzi, vado a quarto, forza e forza che siamo al giro di boa. Fai tranquillamente, è qui per voi, vegan, faccio che introduzione. Sì, allora, io sono vegan e sono quarta in lista. Inizio con questo perché nessuno mi conosce, la nostra lista è composta da persone poco conosciute ma molto attive sul territorio. Noi siamo arrivati a comporre la lista attraverso le parlamentarie, che sono proprio un esercizio di democrazia e di partecipazione innovativo. Le persone iscritte al portale hanno scelto delle persone, queste persone hanno composto la lista dal primo all'ultimo nome, quindi anche se c'è il Porcellum, la nostra lista è stata decisa dalle persone che avevano già conoscenza del Movimento 5 Stelle. Noi presporteremo in Parlamento, perché ci entriamo in Parlamento, questi 20 punti che lei ha lì, quindi sono 20 punti molto concreti. Si parte dal reddito di cittadinanza che è già esistente in Europa. Il reddito di cittadinanza non è un sistema assistenzialista, è un sistema che garantisce il minimo della sopravvivenza e garantisce l'esistenza del 50% dei precari che ci sono in Italia. La fascia tra i 20 e i 40 anni non ha dei grossi momenti di non lavoro e soprattutto non possono accedere a disoccupazione o comunque ad altre forme di sostegno perché proprio non sono previste. Lo Stato italiano punta sui risparmi familiari, quindi molti dei precari che sono in Italia nei lunghi periodi di disoccupazione si appoggiano alla famiglia. Il reddito di cittadinanza è un provvedimento che va o da una quota che potrebbero essere 500 come 1000 euro al mese, oppure garantisce l'abitazione alle persone senza reddito. Misure immediate per il rilancio della piccola e media impresa. La piccola e media impresa è completamente abbandonata in Italia. Ci sono le grosse aziende che accorperano e soprattutto prendono le piccole imprese per gestirne poi l'economia. Quindi questo sarà un altro dei provvedimenti che verrà fatto subito. La legge anticorruzione. Sulla legge anticorruzione invito a chi si è interessato ad andare sul blog, perché c'è un costituzionalista che ha studiato bene la legge italiana e soprattutto punta sul restringere i tempi della prescrizione. Noi proporremo in Parlamento l'abolizione della prescrizione per i reati ambientali con matrice dolosa. Per dirne una, ad esempio, gli scandali ci sono stati sulla bonifica dei territori, sul territorio campano, l'ultimo è il processo Romiti e Bassolino, su alcune imputazioni sono state garantite la libertà grazie alla prescrizione. Noi proporremo l'annullamento appunto della prescrizione dei tempi processuali lunghissimi per i reati ambientali. Informatizzazione e semplificazione dello Stato. Questo in piccolo lo possiamo vedere nelle regioni. Lo vediamo nelle
regioni. Con la riforma del titolo quinto, che serviva per gestire meglio le regioni, è stato scritto un vero e proprio scempio, nel senso che si sono creati dei piccoli uffici a discrezione politica che non semplificano il lavoro amministrativo, ma anzi spesso la forte presenza politica blocca gli uffici comunali che sono all'interno o della municipalità o del comune o della regione. La provincia noi la abolideremo proprio dal punto di vista politico, ma dal punto di vista uffici e quindi di amministrazione concreta ci saranno gli uffici comunali e regionali. Abolizione dei contributi pubblici ai partiti, questa è la decisione presa con un referendum nel 93 da più del 50% degli italiani. Più del 50% degli italiani non voleva finanziare i partiti politici. Questo significa che i partiti politici, in deroga alla decisione popolare, continuano a prendere soldi chiamandoli finanziamenti. Istituzione di un politometro per verificare arricchimenti illeciti dei politici negli ultimi 20 anni. Questa è spiegata benissimo da sola. Negli ultimi 20 anni, tra vari non solo istituzionalizzati, ma anche commissariamenti e anche soprattutto arricchimenti, case non comprate secondo vari giri, insomma, sesso politici, o comunque spese fatte attraverso proprio i rimborsi elettorali, spesso non si riesce a capire come una persona che prima aveva anche uno stipendio a buono di 2.000-3.000 euro arriva a più di 20.000 euro al mese tra appartamenti, quindi proprietà mobili e immobili. Referendum propositivo e senza quorum. Rappresentanza popolare attraverso il referendum. Il quorum spesso obbliga alcune leggi a non passare. Ad esempio, che succede? La cosa più usuale che succede: metto un referendum di portata rilevante e accanto un evento pubblico che distoglie l'attenzione. Questo è il classico che succede. Referendum sulla permanenza nell'euro. Questo è importantissimo perché spesso si dice che chi vota il Movimento 5 Stelle è contrario all'Europa. Noi vogliamo che gli italiani scelgano se far parte dell'unione monetaria, solo quella monetaria. L'unione politica dell'Europa è garantita. L'Italia farà parte dell'Europa, ma in questo preciso momento storico non può essere pensato un'unione monetaria, ma questa sarà a discrezione del referendum. Obbligo di discussione di ogni legge di iniziativa popolare in Parlamento con voto palese. L'iniziativa popolare è disciplinata secondo la Costituzione, ma non c'è l'obbligo di discussione in Parlamento. Noi abbiamo raccolto delle firme per due posizioni, all'epoca raccogliemmo sull'acqua pubblica e non sono mai state discusse in Parlamento, mai. Una sola rete televisiva pubblica senza pubblicità e indipendenti dai partiti. Dato che l'assetto politico e soprattutto l'incapacità da parte del governo di varare una legge sul conflitto di interesse ha generato 6 reti di Stato, adesso si chiede una sola rete pubblica e all'asta l'emissione dell'asta delle reti, delle fasce di rete, insomma, delle altre televisioni. Elezione diretta dei parlamentari alla Camera e al Senato, questa è sempre indice di democrazia partecipativa, massimo di 2 mandati elettivi. Noi, prima di accettare la candidatura, abbiamo firmato l'accettazione di questa regola. Legge sul conflitto di interesse, l'abbiamo detto prima. Ripristino dei fondi tagliati alla sanità e alla scuola pubblica. La scuola deve tornare ad essere pubblica e la sanità deve essere libera da politica e soprattutto da interesse collettivo, insomma, dei potenti del paese. Abolizione dei finanziamenti diretti e indiretti
e giornali. Un esempio è il Fatto Quotidiano, lavora senza finanziamenti pubblici e la tiratura è aumentata anziché diminuita. Accesso gratuito alla rete per cittadinanza, e questa è una cosa, una piaga del sud. Abolizione dell'IMU sulla prima casa. La prima casa è un diritto, è già nostra nel momento in cui l'acquistiamo. Non dobbiamo pagare tasse per avere il possesso di questa casa. Anche l'acqua abbiamo presentato. Perché la legge iniziativa popolare non ha l'obbligo di discussione in Parlamento. Questa è una delle proposte che porteremo. Le firme e le accorte. Sì, abbiamo vinto. E noi ritorneremo a quella questione, tutti quanti insieme però. Cioè, non sono solo gli eletti del movimento, dobbiamo tornare a fare in modo che vengano discusse. Noi abbiamo raccolto firme in tutta Italia per l'acqua pubblica. Abbiamo raccolto, io non lo so tenere il microfono, non so se sei... Allora, sì, l'acqua sarà una delle discussioni, e anzi noi proprio su questa cosa abbiamo il gruppo di Castellammare. Gli italiani hanno detto no all'acqua privata, l'acqua deve essere pubblica. Cioè, perché queste istituzioni si sono inserite, non se ne vogliono andare a pubblica. È un po' come il referendum sui finanziamenti, perché inseriscono una legge che fa in modo di ritornare. Certo, assolutamente, sì. E infatti il gruppo di Castellammare, ma lei del gruppo di Castellammare? Allora, non pignorabilitare la prima casa. La casa è un bene necessario. Però comunque la prima casa è un diritto, quindi è questo. Eliminazione delle province. Le province sono un istituto politico inutile. Adesso, ultimamente, per giustificare l'utilizzo dell'istituto delle province, hanno accorpato alcune gestioni di alcune scuole e spesso sono dovute chiudere, cioè stanno chiudendo. E quindi è un istituto inutile. Distinguiamo sempre la rilevanza politica dagli uffici preposti. Le persone che lavorano negli uffici della provincia verranno sicuramente riutilizzate e continueranno a far praticare la loro professione in luoghi più utili, ovviamente. Abolizione di Equitalia. L'abolizione di Equitalia è di un sistema, l'abolizione di un sistema di riscossione forzoso dei tributi. Non è possibile che un ente che dovrebbe essere comunale chiede a mo' di usura il pagamento delle tasse. Le tasse devono essere pagate, spesso sono dei pagamenti che già sono avuti in passato e si deve soltanto... Devo comprare due dolci. No. Ah, lo dica, dica. Devo comprare due dolci. Aspetta, non mai sino a aprire. Allora, dell'acqua ci sta sicuramente il referendum, sarà il nostro compito portare il referendum all'interno del Parlamento per la discussione parlamentare. L'acqua è un bene pubblico, deve essere pubblico, e per seguire appunto se veramente riusciremo a farlo, ci sono tantissime. Non c'è proprio, sì, perché ormai è privatizzata, per questo, ma sicuramente il referendum va rispettato. E comunque ma infatti Luigi, i ragazzi di Castellammare si controlleranno su questo, proprio perché lo vivono sulla loro pelle questo problema, e chiederanno appunto che il referendum venga discusso in Parlamento. Più noi siamo sul territorio a controllarci vicendevolmente, meglio è.
cose. Dentro alla questione acqua e vi racconterà due cose e soprattutto vi inviterà domani, vero? Vabbè, vi farà un invito sulla questione territoriale di Castellammare. Anche a Castellammare il comitato dell'acqua è sempre attivo, continua a essere attivo, e noi al di là di chi si vota invitiamo i cittadini di Castellammare a partecipare appieno alla battaglia sull'acqua. Luigi Conte. Buongiorno a tutti. Basta che lo avvicinate. Ah, già avvicinato, lo dovevo avvicinare, ecco, quasi in bocca. Dunque, noi come comitato dell'acqua, Enzo Guadagno, dove stai? Come comitato dell'acqua e città viva, praticamente stiamo portando questa battaglia dell'acqua da chi è venuto la gloria a Castellammare e anche prima. Ragione per cui noi invitiamo i cittadini a non pagare per le enormi illegittimità che praticamente si sono state fatte dalle amministrazioni a Castellammare, dalle amministrazioni comunali a Castellammare di Stabia. E parlo esattamente delle amministrazioni Folitto, Salvato e Bozzo. Sono stati loro praticamente a far entrare la gloria a Castellammare l'ultima analisi. Quindi noi invitiamo i cittadini a non pagare, perché la Gori non può fare niente, non può fare niente. Hanno perso già tante cause per le illegittimità, per la mancanza di contratti e per altro ancora, che vi spiegheremo nei dettagli sarete interessati all'argomento. Un locale a fianco alla chiesa della Stazza, via Cosenza, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 8:30. Grazie. Allora, assemblea pubblica del Movimento 5 Stelle di Castellammare, qui abbiamo Vega Colonnese che è quarta candidata alla Camera dei Deputati per circoscrizione Campania 1. Qualsiasi cittadino volesse fare domande a Vega, è lì e a vostra completa disposizione. Vi ricordo che noi abbiamo un approccio diverso di come deve essere fatta la politica. Non ci piace la televisione, ci piace scendere in piazza, confrontarci con voi, che voi siete l'elettorato, ma voi siete di più, siete quel popolo sovrano che ha la possibilità, votando cittadini come voi, a che in Parlamento arrivino delle soluzioni che provengono dal basso, non più cade dall'alto. Io mi chiedo, i punti come reddito di cittadinanza, abolizione delle province, perché non sono stati mai realizzati in quest'Italia? Perché si continua a comprare F-35? Perché la sovranità monetaria sta all'Europa e non sta a noi? Allora io vi chiedo una cosa, come fa oggi un pensionato a vivere con 500 euro a mese, dovessi comprare i farmaci? Queste problematiche i politici non le conoscono, perché hanno stipendi d'oro, hanno macchine blu, non pagano nulla, privilegi che noi del Movimento 5 Stelle rinunciamo, perché i nostri parlamentari prenderanno 2.500 euro netti, non ne prenderanno 12.000, andranno con la propria macchina o con i mezzi pubblici, ma non andranno con le macchine blu, quei privilegi li rinunciano. Allora la rivoluzione che il Movimento vuole fare è una rivoluzione reale e culturale. Vogliamo risanare l'Italia, ma come si fa? Ridurre la spesa pubblica, ridurre quella spesa in quegli sprechi come l'abolizione delle province, che è fondamentale, accorpare i comuni, ridurre gli stipendi ai presidenti dei consigli di amministrazione di enti pubblici, i presidenti di autorità amministrative indipendenti che prendono 15.000 euro netti al mese e intanto il governo innalza l'età per andare in pensione a 67 anni. Ma come si fa a dire ad un operaio di andare in pensione a 67 anni? Come fa oggi un muratore, un pittore, un contadino a dover andare in pensione a 67 anni? Ma ci rendiamo conto dove stiamo andando a finire? E allora io vi chiedo, noi abbiamo un futuro da costruire, ma il futuro deve essere costruito tutti quanti insieme. Non possono soluzioni,
le soluzioni non ci vengono calate dall'alto, le soluzioni noi le portiamo, ma noi le andiamo a realizzare effettivamente. Se noi scriviamo che il finanziamento pubblico deve essere abolito, prima di tutto se ce lo danno lo rifiutiamo, come in Sicilia abbiamo rifiutato 1.200.000 euro, rifiuteremo i 100 milioni che ci arriveranno alle prossime politiche, perché se alle elezioni politiche del 2013 il Movimento 5 Stelle e l'Unione Nazionale prende il 18%, gli spettano 100 milioni di euro. 100 milioni, ci rendiamo conto che cifra sono? E cosa farà il Movimento 5 Stelle? Li ridà allo Stato, perché, perché col referendum il popolo italiano che comanda in Italia, non ce lo dimentichiamo, non comanda Berlusconi, Bersani, Monti, comanda il popolo italiano. Il popolo italiano col referendum ha detto che il finanziamento pubblico o rimborso elettorale, poi sono nomi, la sostanza è quella, ha detto che non lo vogliono i partiti, se la vogliono da i partiti, la campagna elettorale che se la finanziassero da soli, perché in Sicilia il Movimento 5 Stelle ha speso 20.000 euro per la campagna elettorale e gli spettava 1.200.000 e l'ha rinunciato, non ci siamo presi neanche i 20.000 euro, perché ritengo che la politica si può fare senza soldi, perché oggi siamo qui con un gazebo di 200 euro comprati con i soldi nostri, la cassa l'abbiamo comprata noi, a noi non ci finanzia nessuno. Allora io mi chiedo, perché noi riusciamo a autofinanziarci e partiti come quello di Berlusconi, che è miliardario, invece hanno bisogno del finanziamento pubblico, che poi non è neanche un rimborso elettorale, perché loro spendono 100 e gliene danno 300, e quei soldi in più, ma dove vanno? Ma io quei 300 milioni voglio fare il reddito di cittadinanza, voglio dare a chi non ha la possibilità di prendere 800 euro per sopravvivere. Qua non c'è una questione di fare le riforme per vivere, qua si deve sopravvivere, qua siamo in una società anche dove la gente muore di fame, e io non posso vedere che ci sta chi va a prendere 15.000 euro e va con la macchina blu e io invece devo pagarmi l'assicurazione e prendo manco 800 euro. Guarda, ma dove stiamo andando a finire? Ma ci rendiamo conto dove stiamo andando a finire? Allora io vi chiedo di informarvi, io non vi chiedo di votare il Movimento 5 Stelle, io vi chiedo di votare informati, e allora è possibile che il voto ce lo volete dare voi a noi, il Movimento 5 Stelle, il voto, perché se noi diciamo una cosa la facciamo. In Sicilia i consiglieri regionali prendono 20.000 euro i consiglieri regionali, noi abbiamo questo, 15 consiglieri regionali in Sicilia che sono abbassati lo stipendio a 2.500 euro e gli altri dove sono finiti gli altri soldi? In un fondo regionale per aiutare la piccola impresa che altrimenti falliva in Sicilia. Se in Campania si facessero le elezioni regionali, creeremmo anche un fondo regionale per aiutare la piccola impresa, perché io non li voglio vedere più i negozi che chiudono, io voglio vedere un'economia che si sviluppa. Ma come si sviluppa l'economia? Mettendo la tassa sulla casa. Ma non è ammissibile che esista oggi la tassa sulla casa. La casa è un bene primario, se al cittadino gli tassi la casa, gli stai tassando la dignità umana, perché è fondamentale per un cittadino avere una casa e non doverci pagare la tassa. E allora vogliamo far pagare la tassa sulla casa, facciamo pagare le tasse a chi ha 10 case e non chi ha una casa. E questo è il discorso. C'è uno che non lavora e perché ha una casa di proprietà deve pagare la tassa, ma se non lavora la tassa come la deve pagare? Dove li deve prendere i soldi? Se noi gli diamo dei mezzi per sopravvivere, io non dico mai vivere oggi, io dico sopravvivere, ma io mi chiedo come fa un politico oggi a saper risolvere il problema dell'operaio se il politico nella sua vita non fa neanche la spesa, non sa che significa pagare la bolletta, non sa che significa pagare la spesa, l'assicurazione non la paga perché ha le macchine blu. Allora mi fate capire il politico che ne può capire. Ma il politico che viene da quelle lobby, perché noi, i nostri candidati, che tra l'altro sono stati scelti tra di noi tramite le votazioni interne e non sono state decise per dei favori o per altri motivi in 4-1 tra 5 segretari di partito, perché noi segretari di partito non ce li abbiamo. Allora quelle persone che sono operai, sono studenti, sono anche imprenditori, ma sono cittadini prima di tutto, incensurati tra l'altro, ma andranno lì e andranno a cercare delle soluzioni a problemi che vivono, perché se io vado a Scampia, vado da Cerra, vedi i problemi reali quali sono, io vado a vedere un inceneritore a 500 metri, vedi i campi coltivati ed è quella la verdura che ci mettono a tavola, sono questi i problemi reali. Ad Acerra si muore, ad Acerra c'è un tasso tumorale elevatissimo, ad Acerra stanno morendo e stanno gridando e nessuno gli risponde.
Ma è mai possibile che vogliamo chiudere gli occhi? Ma è possibile che non vogliamo votare informati? Ci basta guardare quattro facce in televisione che fanno le risate al caldo con i cappotti da 1000 euro addosso, da 2000 euro addosso. Quella è la politica che noi vogliamo, la politica che fa gli interessi delle banche. Le banche devono aiutare il cittadino, non ci devono mangiare sopra. Io vi invito a chiedere un mutuo oggi, vedete il tasso di interesse che vi chiedono, a quanto ammonta? Quelle stesse banche che hanno ricevuto sussidi dall'Unione Europea a tasso agevolato e continuano a fare mutui con tasso di interesse all'8%, al 10% e chiedono come garanzia la prima casa. Nel nostro programma sta scritto non pignorabilità della prima casa, significa che la casa non te la puoi mettere in ipoteca, perché non è ammissibile che ti vanno a pignorare e ti vanno a togliere la casa. Allora noi dobbiamo capirci, qua ci sta una guerra, oramai qua c'è il popolo contro un sistema delle banche, un sistema delle lobby, un sistema dei potenti. Allora io vi chiedo, volete continuare a votare quelle persone che sostengono i potenti o volete votare voi stessi? Perché un voto al Movimento 5 Stelle non è un voto a Grillo, un voto al Movimento, è un voto a voi stessi, siete voi che votate voi stessi. Perché se noi diciamo una cosa, e vi ripeto, la portiamo in Parlamento e la facciamo, non facciamo le chiacchiere. Io non me la sento di dar ragione a chi va in televisione e dice che toglierà l'IMU. Se quei partiti, quando Monti ha proposto l'IMU, avessero votato no, l'IMU non sarebbe stata introdotta. E invece PD, PDL e UDC che cosa hanno fatto? Hanno votato sì, hanno introdotto l'IMU in Italia. E ora chi parla di restituirlo, chi parla di ridurlo? Monti dice io ridurrò l'IMU. Ma che credibilità ha uno che fa queste affermazioni? Quali sono state le riforme che ha introdotto Monti? L'aumento della pressione fiscale, ma politiche sociali dove sono? Nessuno. Ma dov'è l'aiuto alla piccola e media impresa? Ma dov'è il reddito di cittadinanza? L'aumento dell'età pensionabile per 67 anni sono cose che non si possono più vedere in un paese democratico. Noi dobbiamo aiutare il popolo, cioè noi dobbiamo vedere quali sono le priorità. Allora se la nostra priorità è dare sostegno alle banche, affossare il popolo, e allora continuate a votare i vecchi faccioni, ma allora se voi volete dare possibilità al popolo di risollevare la sua situazione, io vi chiedo, leggetevi il programma nostro che è qua scritto, venitevelo a prendere, leggetelo, chiedeteci, informatevi. Loro vogliono bloccare informazioni. Abbiamo in Italia tre canali di proprietà di un politico e altrettanti rete pubbliche in mano al consiglio di amministrazione che sono eletti dal Parlamento, dai parlamentari in parte, a classe politica. Allora quale trasparenza e quale pubblica televisione abbiamo? E ci paghiamo il canone, tra l'altro. Una televisione pubblica pagata da Caon e poi su società per azioni. Ragazzi, qua dobbiamo rifare l'Italia da capo. Ormai il sistema è fatto male, qua deve essere rifatto tutto da capo. Perché io a 24 anni non voglio chiudermi gli occhi e andarmene nei bar a bermi il caffè, io voglio stare qua in piazza e cercare di farvi capire che a 24 anni vi sto chiedendo, vi sto supplicando, datemi la possibilità di rimanere in Italia. Non voglio laurearmi e dovermene andare negli Stati Uniti e dover fare i cervelli in fuga. Io voglio rimanere qua, però mi dovete mettere in condizione di poter trovare lavoro. Non la voglio vedere la disoccupazione giovanile, io non voglio vedere laureati, ragazzi come me che studiano e poi devono chiedere raccomandazioni, perché in Italia funziona un sistema di raccomandazioni. Allora dobbiamo cambiare tutto, ma io ve lo chiedo a voi, voi avete un potere, non ve lo dimenticate. Il voto è utile, ma perché deve essere proiettato a realizzare i vostri interessi, non gli interessi di altri. Allora io questo vi chiedo, leggetevi il programma è qui, non pensate che noi siamo semplicemente dei sostenitori di un ex comico. Io vi chiedo questo, noi abbiamo dei contenuti, abbiamo un programma, mettiamo tutto in rete, se avremo dei bilanci li mettiamo in rete, non dico che non rubiamo, io vi dico che non rubiamo perché voi potete controllarci, perché i nostri bilanci saranno messi pubblici, quei pochi bilanci, perché poi soldi non ne prendiamo, perché se rimborsi elettorali non li prendi, se gli stipendi su 2.500 euro, ma mi spiegate quali soldi dovremmo rubare? Li abbiamo visti l'USI, li abbiamo visti il Bersito, i tesorieri di partito quanto hanno rubato, perché sono stati depositati su quei conti correnti talmente tanti soldi che era ormai ingestibile e incontrollabile. Oggi esce tutto perché i cittadini hanno deciso che non va più bene la situazione com'è. Dobbiamo garantire maggior controllo e il controllo vogliamo fare noi in Parlamento. Quindi io vi chiedo,
informatevi e votate informati. Non pensate che la soluzione sia quella propinata dall'alto da persone che veramente nella società non ci sono più. Noi siamo in piazza e ci stiamo ogni domenica. Oggi a Castellammare ci sono tutti i gazebo di tutti i schieramenti politici che adesso stanno anche spuntando. Noi invece rimaniamo qua da 5 anni ogni domenica e voi lo sapete, siamo sempre stati qua. Non perché ora c'è la campagna elettorale e facciamo le uscite. Questo è importante perché fa capire che noi non è che siamo in piazza per fare campagna elettorale, noi siamo in piazza anche per fare campagna elettorale perché ora sono le elezioni, ma continueremo ad esserci anche domenica prossima quando sarà stato votato il Parlamento e continueremo ad esserci dopo le elezioni comunali e continueremo ad esserci e scendiamo in piazza e facciamo le proteste e chiediamo le petizioni e vogliamo introdurre i referendum comunali. E tutto questo lo facciamo sempre e non ci fermiamo semplicemente perché finiscono le elezioni, perché finisce la necessità di stare in piazza. La necessità di stare in piazza c'è sempre, non solo questa e scorsa domenica. Io questo voglio dire a loro. State in piazza, ma stateci anche domenica prossima e stateci tutte le settimane e confrontiamoci sulle tematiche.